Ci sono due tipi di persone. Alcune persone sono interessate a parlare. Alcune persone sono interessate ad ascoltare. Devi decidere cos'è più saggio. Alcune persone sono interessate all'espressione. Alcune persone sono interessate alla percezione. È la percezione che migliora la tua vita, non l'espressione. So che sei un figlio di Freud. Siccome la moderna psicoanalisi e psichiatria sono andate dicendo devi esprimere, altrimenti diventerai matto. Esprimerai la tua pazzia. Questo è il problema più grande al mondo. Tutti sono impegnati a esprimere la propria pazzia nel mondo. Tutti sono impegnati a esprimere le proprie limitazioni nel mondo. Tutti sono impegnati a esprimere i propri pregiudizi e le proprie opinioni nel mondo. Qual è l'utilità di questa espressione, dico? Gli uccellini cinguettano. È un po' più piacevole di tutti questi esseri umani che twittano. Ora, l'espressione è come un consumo di vita. Consumarla. La percezione è miglioramento della vita. Questa vita, per te, dovrebbe riguardare come migliorarla, non come consumarla. Voglio che tu lo osservi. In questo momento della tua vita, siediti e semplicemente osserva tutte le cose che hanno trovato espressione tramite te. Togli il contesto sociale. Osservalo solamente in quanto vita. Sei nato un giorno e sarai morto un giorno. Nel mezzo, tutte le cose che hai detto e fatto e espresso. Che significato hanno? Che valore ha per la vita? Sia per la tua vita che per la vita di chiunque altro. Ok, in questo momento posso dire qualcosa, impressionare qualcuno qui. Forse posso insegnare qualcosa a un bambino e aiutarlo a imparare qualcosa, a vivere meglio e quant'altro. Ma in termini di vita esistenziale, in quanto pezzo di vita, che cosa significano tutte le cose che ho espresso? Non significano niente, ma tutto ciò che hai percepito farà sì che questa vita vada lontano. Se vuoi trovare un'espressione a quel poco che hai già percepito, io direi aspetta. Questa irrequietezza, sai, è in tutto il mondo ora. Un tempo era un fenomeno americano, ma ora è dappertutto. Tutti sono irrequieti. Prima dei 20 anni vogliono che la propria vita sia fatta. Ogni cosa che puoi fare nella tua vita andrebbe fatta, perché c'è un'irrequietezza di voler essere, una paura che potresti non trovare espressione. Non c'è bisogno di avere paura di trovare espressione. Perché se diventi profondo nella tua percezione, la tua espressione accade non verbalmente, non con l'azione. Diventa espressione akashica. Quelle sono le uniche che vivono. Oggi, nella mia esperienza, se semplicemente sto seduto qui, per me che sia Adi Yogi, o Krishna, o Buddha, o chiunque, qualunque degli yogi che sono vissuti oltre la propria natura fisica, sono tutti presenti per me qui, sono tutti vivi qui, non sono passati. Quando parlo di loro, ne parlo come se fossero qui, perché sono qui. Se compi un'azione con il tuo sé fisico, essa lascia una certa scia nell'esistenza e si cancella. Se fai qualcosa di potente con la tua mente, lascia una scia più ampia, ma si cancellerà dopo un po' di tempo. Se riverberi la tua energia fisica in un certo modo, lascerà una scia molto più grande, che ha una durata di vita molto più lunga, e poi muore. Ma se fai qualcosa oltre questo, se fai qualcosa con la tua consapevolezza fondamentale, allora la scia che lasci è per sempre. Quando il pianeta se ne andrà, sai, il sistema solare ha la sua durata di vita. Quando imploderà su se stesso, esploderà, comunque vada. Anche quando il pianeta se ne andrà,
Ciò che certe persone hanno lasciato non se ne andrà. Hai sentito di Markandeya? Markandeya è sopravvissuto alla distruzione del sistema solare ed è ritornato. Poiché ciò che fai con la tua consapevolezza non muore quando il fisico muore. Quando dico il fisico muore, non si tratta di un individuo che muore. Anche quando il sistema solare muore, quando l'universo muore, quando l'intera galassia muore, ciò che hai fatto a livello della tua consapevolezza non morirà. Lascia una scia per sempre. È sempre disponibile per ogni essere, di qualsiasi natura, che abbia la percezione necessaria. Per quell'essere, esso sarà sempre disponibile. Quindi, non focalizzare la tua vita sull'espressione. Andrà sprecata. La percezione. Fai che questa vita sia una vita di percezione. Tutta la sadhana è orientata in gran parte verso la percezione. In questo momento si svolge un programma di formazione degli insegnanti. Chiediamo loro di esprimere qualcosa che neanche conoscono. È un sentiero pericoloso. Li metto in guardia costantemente. Un insegnante deve essere vigile, altrimenti l'ignoranza assumerà una forma illuminata, il che è molto, molto pericoloso. Il che sta accadendo ovunque. Questo è ciò che i libri e internet fanno alle persone. Non sapendo nulla, sai tutto, ok? Quindi una delle cose più importanti, se vuoi costruire il tuo sé akashico, con una qualche forza e presenza nella tua vita, una cosa è il motivo per cui le persone vanno nel silenzio per anni. È nessuna espressione, solo percezione. Perché cosa puoi esprimere? Sentiamo ciò che la creazione e la fonte della creazione hanno da dire. Dobbiamo ascoltare. Dobbiamo percepire, non esprimere. Quindi, la sadhana in gran parte, al 95%, è orientata verso la percezione. Se vogliamo renderla orientata verso l'espressione, possiamo farlo facilmente. Ma le persone inizieranno a dare espressione a ogni tipo di limitazione che hanno. Le limitazioni che hai, è meglio che non trovino espressione, perché inquina ogni cosa intorno a te. Non sto dicendo che spargerai cattivi pensieri o cattive emozioni, cattiva energia, no. La limitatezza è il veleno più grande. Non è che tu debba fare qualcosa di negativo. Le limitazioni sono la base della tua sofferenza. Le limitazioni che le persone hanno diffuso, modalità limitate di pensiero, modalità limitate di emozione, modalità limitate di esperienza, è il veleno più grande che gli umani abbiano ingoiato. Meno espressione trova, meglio è. Se non trova alcuna espressione, è fantastico. Delle persone stanno qui a fare sadhana per 25 anni. Non le facciamo parlare neanche una volta. Perché non devono trovare espressione. Devono solo approfondire la propria percezione. Approfondire la propria percezione per sempre. Perché ciò che hai bisogno di percepire è un miliardo di volte. Miliardi e miliardi e miliardi di volte più grande di ciò che potresti mai esprimere.